Aperitivo flash, i fiori di zucca, un aperitivo alternativo, sì, un po' costoso, ma facile da preparare. Ci vediamo tra poco. Ci eravamo già visti con i fiori di zucca, avevamo già fatto precedentemente un video che potete andare a vedere sul canale YouTube L'Orto di Rosolino, ricetta fiori di zucca. Brevemente abbiamo detto che contengono tante vitamine, che sono molto nutrienti e che al momento dell'acquisto bisogna soprattutto guardare bene il pistillo. Vi ricordo che deve essere giallo, ma di un giallo intenso, che indica che i fiori sono stati appena raccolti, per cui sono freschi e possono essere consumati, io direi, il giorno stesso, al massimo il giorno dopo. Quello che andiamo a fare adesso è un aperitivo veloce. Io ne ho fatti già alcuni, ve li faccio vedere. Quindi sono i fiori di zucca fritti. Lo so che non si fa, però ogni tanto lasciamoci andare ripieni di mozzarella. Si prendono i fiori di zucca, si allargano un attimo da qui. Si prende il pezzo di mozzarella che deve essere ben asciutta, si mette all'interno, si richiude e cosa fai? Passatina dell'uovo, passatina della farina, aiutatevi con le forchette perché capisco che vi diventano le dita a pastella direttamente. Ripassatina nell'uovo. Passatina nel pan grattato. Mettete un pizzico di sale sia nel pan grattato sia che nella farina. Farina potete utilizzare quella che volete. Pronti e caldi caldi, questi naturalmente possono essere consumati anche freddi, possono essere accompagnati da una salsina piccante, una birra da sgranocchiare in compagnia con gli amici o i tuoi commensali invitati a cena magari. Se anche questa ricetta breve apparizione flash ti è piaciuta, questa idea sfiziosa da portare in tavola, non ti rimane altro che visitare il canale YouTube Orto di Rosolino. Mettere mi piace, iscriverti, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornato sui video che caricheremo, oppure visitare la pagina www.ortodirosolino.it dove troverai blog e video relativi agli alimenti che portiamo in tavola. Ora io continuo a friggere perché friggere è bello. Ci rivediamo alla prossima ricetta fresca.